È stato ancora una volta Piero Borghi ad aggiudicarsi la tappa perugina dell'Italiana Assicurazioni Golf Cup che si è disputata al Golf Club Perugia di Santa Sabina. Su un percorso 18 buche Stableford, Borghi si è classificato primo netto della prima categoria con 34 punti, davanti a Fabrizio Brozzi, secondo netto con 33 punti, e a Ettore Vannini, primo lordo, anch'egli con 33 punti. In tutto sono stati circa 80 gli atleti che hanno preso parte alla gara, promossa dall'Agenzia Italiana Assicurazioni Angelo Mauro Angeli di Perugia. Una folta partecipazione. Bravissimi golfisti, in prima categoria veramente forti, hanno fatto anche ottimi risultati nonostante il tempo. Le sorprese sono state nei premi, perché a differenza degli altri anni o dei premi tradizionali dove c'è un trofeo, una coppa, abbiamo regalato dei tablet. È il terzo anno a fila che vinco in prima e oltretutto è un piacere perché gioco con un mio compagno di quattro palle molto bravo che si chiama Ettore Vannini e quasi in scontro diretto. Oggi era difficile per i green resi molto veloci dal vento e dalla poa, che è un tipo d'erba che cresce in questo momento. Però è sempre un piacere partecipare a questa gara, sempre ben organizzata. Poi l'impegno si mette, quando vengano anche i risultati è meglio. Nella seconda categoria, primo netto con 35 punti, è risultato Simone Buttiglia e secondo netto con 33 Marco Bartoccini. In terza categoria, a classificarsi primo netto, è stato Fabrizio Salari con 41 punti e secondo netto Gaetano Federici con 38. Prima Lady, Adriana Maria Miai con 33 punti, primo tra i clienti Italiana Assicurazioni Fabio Dominici con 32 e primo senior con 35 Guido Altissimi. Una delle tappe più prestigiose del golf di Perugia, una gara che ormai ha una storicità non indifferente, sono 16 anni, giornata oggi un pochino maledetta dal tempo, comunque condizioni atmosferiche difficili, però siamo andati avanti, siamo arrivati in fondo. C'è stata una grossissima partecipazione, c'è stato un grosso coinvolgimento di tutti coloro i quali hanno partecipato per la 16ª volta a questa Italiana Golf Cup. E sicuramente ci vedremo l'anno prossimo perché saremo all'anticipo della maggiore età. La maggiore età sarà fra 2 anni e siamo certi di arrivarci benissimo.